Beda, sottolineiamo la non presenza dei sindaci perché di fatto mentre tutti gli altri rappresentanti sono presenti da Convindustria a tutti e tre gli ATO, all'equitatore, ai sindacati e agli enti consumatori e c'è la presenza solo di qualche sindaco, prestigiosa la presenza dell'onorevole Pumilia anche perché è una delle persone che conosce a fondo il problema. Qualcuno sicuramente ci accuserà di voler fare demagogia, di voler creare situazioni elettorali, ma noi non abbiamo di questi problemi. Noi invece abbiamo il problema di non consentire più che si prosegua con i soliti scioperi e con i soliti operatori ecologici sotto la prefettura perché non percepiscono lo stipendio e non permettiamo più che le nostre comunità vengano sommerse da montagne di immondizia. Bisogna capire come fare per non cadere nuovamente in queste situazioni. E allora questo problema ce lo poniamo e lo poniamo a tutti. Poniamo il problema se è giusto che bisogna continuare con gli ATO, se il servizio deve ritornare ai comuni. Chiediamo se i soldi debbono essere anticipati alla Regione, che credo ne abbia anticipati parecchie. Chiediamo se la riscossione delle tasse avvenga in maniera esaustiva, perché le faccio un esempio: il comune di Agrigento dovrebbe percepire 11 milioni di tassa, ne percepisce soltanto 7 e con una perdita del 35%. Questo è un accumulo che cresce ogni anno e che quindi non permette sia al comune di Agrigento sia agli altri comuni di intervenire sui pagamenti. Poi c'è un sistema, secondo me, dove pochi si arricchiscono con l'immondizia. In altri paesi e in altre comunità l'immondizia, la raccolta dell'immondizia è una risorsa dove dà profitti non indifferenti. Qui invece l'unica fonte di indebitamento elevata è proprio la raccolta dei rifiuti. Presidente, l'attivazione di questo tavolo tecnico dove può portare? Intanto a una interlocuzione, io ho anticipato ai nostri ospiti di non parlare più delle cose del passato. Non serve a nessuno dire la colpa è di questo, la colpa è dell'altro, quella colpa è. Dobbiamo trovare una soluzione. Se questa soluzione si trova in sinergia con tutti gli enti, con tutti i rappresentanti, ma soprattutto con tutti i sindaci, credo che una risposta concreta al governo regionale la si possa dare, considerando che Crocetta si pone come rivoluzionario. Speriamo che dopo i proclami di rivoluzione incominci a lavorare e incominci a sentire la necessità di risolvere il problema del lato idrico, del lato rifiuti e di tutte le cose che impediscono alla Sicilia di crescere, perché abbiamo bisogno di una politica, userei dire con la P maiuscola, però non mi piace utilizzare questo termine, ma una politica fattiva, concreta e soprattutto indirizzata veramente ai bisogni degli utenti. Momento di incontro e confronto organizzato dalla provincia regionale di Agrigento sul problema della raccolta dei rifiuti, ma quali sono le proposte di Confindustria? Guardi, è un momento particolarmente delicato per il settore ecologia, lo abbiamo già visto, anche perché non ci sono fondi. Confindustria allora è passata per così dire ad un'attività concreta, cioè una circolare, la numero 2 del 10 novembre del 2012 da parte del Dipartimento Energia e Rifiuti, nel quale si chiarisce la possibilità per i comuni di potersi rivolgere ad un fondo che è già attivo presso la regione di circa 95 milioni di euro. I comuni possono fare richiesta di finanziamento per poter rimborsare questo finanziamento poi in 10 o 20 anni e in questa maniera poi poter ripagare le imprese del settore ecologia, che oggi versano ovviamente in una situazione di estrema difficoltà. Alcune sono quasi alle porte dei fallimenti. Attenzione, perché ciascuna di queste aziende impiega decine e decine di lavoratori.
perché secondo lei i comuni non hanno ancora attinto da questo fondo? Guardi, noi abbiamo stamattina consegnato al presidente della provincia d'Orsi, che anzi ringraziamo per la sensibilità che ha dimostrato nel coordinamento di questa iniziativa di stamattina, nell'invito che appunto ha rivolto ai comuni, a Confindustria, ai sindacati, proprio una bozza che è immediatamente operativa, che può essere fatta circolare. I comuni devono eseguire una loro delibera, devono poi appunto fare questa richiesta, quindi diventa immediatamente operativa. Abbiamo dato questo contributo proprio di concretezza, speriamo appunto i comuni ne facciano tesoro.